E quindi uno degli aspetti, per esempio, del mentale superiore è quello di vedere il piano divino che si concretizza. Qualsiasi cosa. Possiamo dire, per esempio, che il dottor Bach dei fiori di Bach fosse una persona di un certo tipo di relazione col piano mentale superiore. E voi vedete che non è una cosa che appartiene al mondo normale. Non è che noi ci stendiamo nell'erba, diciamo, questa erba è utile per curare i calli ai piedi. Capite? Vi vedete? È importante che voi vediate. Vedete che ci sono degli esseri umani che hanno delle caratteristiche che sono completamente diverse. E dobbiamo imparare da questi esseri ciò che noi saremo nel futuro. Perché loro siano così, va bene, avranno avuto un'altra storia, però è importante vedere che questi esseri hanno un'altra visione del mondo per capire che quella è la nostra strada, che non sono solo delle eccezioni. Certo, adesso lo sono, ma il mondo del futuro sarà fatto in questo modo, e cioè la nostra anima incomincerà a percepire il piano divino. Il che, detto così, sembra una cosa molto vaga, ma percepire il piano divino vuol dire, avete capito, guardare qualsiasi cosa e quella cosa ti parla, ti dice che cos'è, che ragione ha. Non so, guardi un colore, questo colore ti racconta la sua storia, ti racconta perché è nato, ti racconta perché tu dentro vedi così, questo giallo qua lo vedi così, ma che cosa vuol dire? Sono solo esempi vaghi, non so. Poi ci sono esseri umani che hanno dei momenti. C'è chi naviga in tutta la sua esistenza nel mondo del mentale superiore, come quelli che vi ho nominato, e altri tipi di esseri umani che hanno dei flash sul mondo del mentale superiore. Parlavo di giallo, il giallo di Van Gogh, per esempio, è un giallo particolare e riesce a creare delle forme di arte che sono sublimi. Anche quello è un contatto col mondo del divino, un contatto col mondo dell'arte oggettiva. Tutti questi personaggi, ce ne sono centinaia fortunatamente, ce ne sono stati migliaia, ci insegnano quello che è il nostro futuro, non sono loro speciali, siamo noi che un po' alla volta possiamo entrare in questo mondo speciale, va bene? E questo mondo speciale in che cosa consiste? Quando finalmente l'anima prende il sopravvento sulla personalità. In questo momento evolutivo noi siamo al bivio, e cioè abbiamo dei momenti in cui la nostra personalità ci comanda completamente, ve ne sarete accorti, e altri momenti in cui veramente siamo anime e la nostra vita assume delle connotazioni completamente diverse. So, posso farvi tanti esempi, ma è proprio importante che voi capiate questa cosa. Allora, se devo farvi percepire l'anima, non lo faccio, quindi ho fatto questa premessa apposta da un punto di vista fisico, perché poi alla fine, percepire il corpo fisico in un altro modo, a mio parere, è ininfluente. Non lo possiamo fare sul piano mentale superiore perché non siamo in grado di farlo, non è un problema. L'evoluzione va avanti così, tra un miliardo di anni ci sarà un piano, il quarto piano, cioè fisico, emozionale, mentale, poi eccoli, incominceremo a interagire con un quarto piano. E se voi pensate che la creazione è infinita, voi capite bene che noi ci muoviamo solo su tre piani di materia, fisico, emozionale e mentale. E se vedete bene, 1, 2, 3 è una cosa ridicola, è una cosa di una povertà estrema. Certo, tutti quanti siamo nello stesso mondo, chi se ne frega, ci parliamo, ci capiamo più o meno, non ci capiamo, però perlomeno riconosciamo che è un'emozione che hai tu, posso averla anch'io, che possiamo innamorarci, questo è il nostro mondo, però è un mondo un po' da pidocchi, insomma, bisogna muoversi un po' per entrare in questi mondi nuovi. E lo possiamo fare solo noi, non possiamo aspettare che qualcosa cada dal cielo e che ci renda più consapevoli. Però non è divertente sapere che esistono infiniti piani di espressione. Se ci fosse più tempo, adesso vi farei provare che cosa vuol dire un'interazione col piano numero 4, avete capito? Cioè con un piano nuovo di espressione. Dai, facciamo 2 minuti questa cosa. Fino a qua ci siamo capiti. Ognuno di voi è sensibile, capisce cosa c'è sul piano fisico, lo capisci? Sul piano fisico, sul piano emozionale, ti voglio tanto bene, lei diventa rossa, e così sul piano mentale parliamo, si può discutere. È chiara questa cosa. Beh, immaginate cosa accade, cosa potrebbe accadere se per qualche ragione sul pianeta Terra la materia del piano, del quarto piano, incominciasse a essere presente. Simpaticamente, naturalmente. Cosa potrebbe accadere? Cosa vi viene in mente?
Vabbè, ve lo dico io, non fa niente, anche perché altrimenti ci disperdiamo troppo. Succederà che ci sarà qualche essere umano che incomincerà a essere sensibile a quel tipo di materia, perché è tutta materia, però questa materia non avrà niente a che vedere con gli altri tre piani, così come la materia mentale e la materia emozionale sono due mondi diversi, anche se poi interagiscono, vedete? Cosa accadrà quindi? Ci sarà qualche essere umano che per ragioni evolutive sue personali, del cammino che ha fatto, incomincerà a essere sensibile su questo nuovo piano di esistenza. Sapete cosa fanno gli esseri umani a coloro che sono sensibili a un nuovo piano di esistenza? Per Fanno un po' di darvi un'idea di come funziona, tutti gli esseri umani che sono sensibili a un piano di esistenza, che per gli altri non esiste, vedete, per gli altri non esiste, vengono messi in croce. E dicendo vengono messi in croce, capite bene a chi mi sto riferendo. E sicuramente Gesù si rendeva ben conto che quando veniva su questo pianeta avrebbe fatto la fine del sorcio, non è così? Perché è normale che sia così, perché questo accade? Perché noi saremmo spaventati da questa cosa, saremmo in uno stato di grande sofferenza interiore, perché vedremo qualcuno che fa delle cose che per noi sono incomprensibili. Ora, non è obbligatorio che sia così all'infinito, però per adesso noi siamo fatti così e siamo ancora fatti così. Non è ancora, non lo vedete chiaramente, che tutto quel mondo che non fa parte del pensiero unico è considerato pericoloso? Non voglio parlare del pensiero unico, però penso che tutti quanti voi abbiate le idee chiare. Quando vedete quei dementi che parlano alla televisione, lì capite che c'è qualcosa che non va. È così e dite, boh, Signore, fai in modo che io non entri nella demenza che vedo la televisione, non è così, lo stiamo dicendo tutti. Perché? E vedete come reagiscono questi giornalisti televisivi quando c'è qualcuno che si permette di spostare un po' il discorso su qualcosa che sia più sano di mente, vedete? Diventano idrofobi, diventano cattivi. Sapete che c'è una scenetta del Vangelo che a me piace tantissimo, perché un giorno Gesù viene convocato dal consiglio dei sacerdoti del Tempio. E allora gli fanno delle domande, lui risponde a modo suo, cioè praticamente non risponde mai come gli altri vogliono che lui risponda, naturalmente, perché sennò. E a un certo punto, facendola breve, a un certo punto questi sacerdoti del Tempio si stracciano le vesti. E c'è proprio scritto così nel Vangelo. E a me diverte molto questa scena perché vedo queste persone che dovrebbero essere tutti col cappello, no? Cioè tutti i sadducei, tutti belli seri, così a un certo punto sono talmente incazzati che mangerebbero i loro vestiti. E non è così che funziona la televisione adesso. Stiamo ritornando proprio a un tipo di rapporto col mondo. Potrei anche spiegarvi perché sta succedendo questo, però vediamo se troviamo un po' di tempo stasera. Vi spiego come mai stanno regredendo, perché ci sono milioni di persone che stanno regredendo a uno stato di coscienza, a uno stato di comunicazione che appartiene agli anni che abbiamo già vissuto, insomma, è qualcosa, stiamo tornando indietro, per certo. Loro stanno tornando indietro. Qual è il problema però? Che loro stanno tornando indietro, non c'è dubbio su questo, se volete poi ve lo spiego come accade questo fenomeno. Il problema è che noi non siamo esenti, nessuno di noi è esente da questo tipo di virus. Questo è un vero virus, l'altro non lo so, non lo so. Ma questo è un vero virus, è contagioso, cioè la demenza è contagiosa. Però è contagiosa nella misura in cui noi permettiamo a questo virus, ancora una volta, virus è una parola, capite cosa voglio dire, qualcosa di contagioso e dipende da noi essere immuni da questo tipo di contagio. Altrimenti ci sono dei grossi rischi che tutti quanti noi diventiamo un po' più dementi. Perché qual è il problema? Il problema è questo, che Gesù dice tra le varie cose, sapete che io amo la lettura del Vangelo e che parlando di questi tempi che stiamo vivendo, il Vangelo aveva previsto largamente tutto quello che sta succedendo e soprattutto ci ha spiegato come uscirne, perché questa è la cosa più importante, perché vedere il problema è un conto, poi bisogna cercare di uscire da questa cosa. E ogni frase del Vangelo ci serve per costruire questo mondo nuovo, per costruire ciò che noi siamo veramente dentro. Allora, quando Gesù ci guarda e riflette sulla possibilità che noi abbiamo di uscire da questa trappola, si chiede: ma ci riusciranno questi? E allora dice delle frasi estremamente interessanti. A un certo punto dice: verranno tempi in cui il
il mondo andrà a catafascio, più o meno ci saranno falsi profeti, poi ve lo leggerete se volete, situazioni tali da trarre in inganno anche i migliori tra di voi. Quindi non so quanti di noi si ritengano i migliori, penso nessuno, perché non ha senso questa cosa, essere il migliore non vuol dire niente, anzi molto spesso sono il migliore, vuol dire che la cosa non funziona. Però questa frase è estremamente importante, perché se quello che accadrà potrà trarre in inganno anche i migliori, vuol dire che bisogna comunque darsi una mossa per uscire perlomeno dalla mediocrità. E dice altre cose, per esempio, che sono importanti, e lo so che forse non sono simpatiche da ascoltare, però a me piace parlare di come sono le cose, non del farlocamento estremo. E cioè dice, attenzione, perché io sono stato perseguitato e anche voi sarete perseguitati. E questo non è il tempo in cui sta incominciando un certo tipo di persecuzione. Intendiamoci, siamo tutti consapevoli che su questo pianeta la persecuzione c'è sempre stata. Noi possiamo dire che siamo nati in Italia, più o meno, una gomitata di qui, una gomitata di là, ce la siamo sempre cavata. Però questo è il pianeta della persecuzione, che sia chiaro, in un modo o nell'altro. E se le parole del Vangelo sono reali, e secondo me lo sono, quello che stiamo vivendo adesso non è che una tappa che proseguirà, e cioè è possibile che noi, tutti quanti noi, saremo perseguitati. Detto in altri termini, vuol dire che il sistema di addormentamento planetario si è organizzato per addormentare un certo tot di milioni di persone, e poi addormentate queste persone incominciano a dirsi adesso cosa possiamo fare con gli altri. Perché se voi pensate che questo sistema vi lasci in pace perché avete capito qualcosa, avete letto qualcosa, io di questo sono sicuro, di questo vi sbagliate largamente. Lo so che forse non è simpatico, però insomma non è meglio vedere le cose piuttosto che trovarsi poi impreparati davanti a certe situazioni. E ve lo dico perché noi abbiamo la possibilità di essere immuni da questa manipolazione, perché si stanno organizzando per manipolare tutti coloro che sono in qualche modo, non sono cascati nella prima parte di manipolazione. Mi seguite un po', senza entrare nel complottismo, senza entrare in cose specifiche. A me interessa il mondo dell'anima, il mondo interiore, però è così che funziona. E quindi bisogna prepararsi a questa nuova ondata di manipolazione generale. Come si esce da questa manipolazione? Prima di tutto, secondo me, vedendo la realtà nella quale noi siamo immersi, cioè smettendo di farlocare. Chi mi segue su YouTube sa che io faccio da anni una lotta contro il farlocamento, cioè sono delle cose per cui ci si sente più consapevoli di quello che in realtà si è, semplicemente perché, non so, perché fate la danza della pioggia. Io non voglio offendere nessuno, però voglio dire, non è che far piovere sia un segno di grande consapevolezza. Spero che, non so, magari c'è qualcuno di voi che fa la danza della pioggia, no, perché io non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, poi ogni cosa è divertente. È solo un esempio la danza della pioggia, mi capite? Non ce l'ho con la danza della pioggia, volevo solo dire, se sperate con la danza della pioggia, magari con le piume in testa, che poi si sia più consapevoli, voi capite che, io spero che lo capiate, se lo capite bene, se no bisogna fare un lavoro anche su quello. Quindi ci sono tantissimi modi che sembrano sviluppare la coscienza, ma che insomma sono un po' lì al limite, no? Per cui per un po' si tira avanti, per una serie di meccanismi che vi potrei anche spiegare, si tira avanti fino a quando poi a un certo punto ci si accorge di non essere ancora partiti. Io parlo di me stesso, per esempio, ho fatto il giro del mondo per cercare qualcuno che mi guidasse quando ero ragazzo, appena vedevo o leggevo un libro che mi interessava partivo subito, prendevo subito l'aereo, perché fin da quando sono ragazzino per me è sempre stata la cosa più importante. Non dico di essere bravo né di essere buono, dico solo che era così. Sarò caduto dalla seggiolone, non lo so, però è sempre stato così. C'è chi ha la passione per le biciclette, le moto, gli aeroplani, quello che volete, le donne, non so quello che volete, però la mia passione è sempre stata questa, cercare di capire perché vivo. Mi sono sempre detto, se non capisco perché vivo, la mia esistenza terrena, piuttosto me ne vado, non mi interessa, voglio capire che cosa succede. E quindi, quando vedevo qualcosa che mi attirava, ricordo per esempio, adesso devio un po', ma insomma anche queste cose possono essere simpatiche. Ricordo per esempio il primo pensiero di Osho, conoscete Osho naturalmente, oramai c'è anche nelle barzellette, no? Le barzellette di Osho. Mi ricordo la prima volta che ho letto un pensiero di Osho, che era su una rivista che si chiamava Re Nudo.
e forse qualcuno di voi si ricorderà che esiste ancora, penso, questa rivista. Beh, nell'ultima pagina, nelle ultime pagine c'erano questi pensieri di Osho. Io ho visto sta cosa e ho detto bene, devo partire subito, e sono partito. Poi non vi dico come è andata a finire. Sono andato a Puno. Sono andato a Puno, ma non sono entrato. Sono entrato per una serie di ragioni che non vi sto a raccontare. Cioè, ogni volta che andavo a cercare qualche maestro, per esempio quando è uscito il libro di Castaneda che parlava della sua ricerca con gli sciamani del Messico, e il secondo libro, se non sbaglio, si chiamava Viaggio a Ixtlan, Viaggio a Ixtlan. Ho letto quel libro e sono partito per Ixtlan. Ho preso subito il biglietto aereo. Dai, vi racconto questa cosa perché c'è da morire da ridere. La conosci questa storia? La conosci? Te l'ho già raccontata a te? La prima volta. È la prima volta. Allora la racconto a lei. Allora succede, questo Ixtlan è un villaggio del nulla più assoluto all'interno del deserto della Sonora. Quindi già per andarci un casino. Insomma, la faccio breve, arrivo in questo villaggio e c'era un unico bar. E entro in questo bar e guardo quello che c'è lì che lava i bicchieri e gli dico: io sono venuto per incontrare Don Juan. E questo mi risponde: quale? Perché la metà di questi si chiama Don Juan. Don Giovanni sarebbe. E allora io gli dico: il bruco, che vorrebbe dire lo stregone. E lui mi dice: quale? Beh, la storia della mia vita è tutta così, la faccio breve, perché tutte le volte io andavo in giro per il mondo a cercare una guida, perché mi dicevo: io da solo non me la cavo qua, non capisco niente. Tutte le volte era un bidone assoluto. Mi ho nominato prima Krishnamurti, per esempio. Krishnamurti, cosa succedeva? Ogni volta che andavo in India lui era in Svizzera, ogni volta che andavo in Svizzera lui era in India. Perché? Perché non c'era internet, non c'era così. Uno dice: ma dov'è? Ha una sede in India e una in Svizzera. Boh, andiamo dove andiamo? Andiamo in India. E lui non c'era. Quindi la mia vita è tutta basata su questo. Poi ho capito, dopo molti anni, ho detto: non è che forse devo sviluppare un lavoro diverso, cioè senza aver qualcuno. Non sto dicendo ancora una volta di essere bravo, buono e bello, non è questo che sto dicendo, però ognuno ha il suo destino, e a volte, a forza di insistere, quando uno capisce che poi non gli va mai dritta la storia, dice: ma forse, certo è un po' pretenzioso, però chi se ne frega, tanto poi. E quindi forse ho pensato che era giusto che io mettessi a punto il mio sistema di pensiero. Ma insomma, dove volevo arrivare è che un giorno, tornando a casa mia, a casa di mia madre, ero un po' sconfortato da questo continuo ricercare senza avere un senso. E, guarda caso, sul comodino c'era una copia del Vangelo, che una volta si usava, e io vi invito a riprendere questi utili delle nonne, vi invito a prendere un Vangelo, una copia del Vangelo, se possibile quelle di 50 anni fa, perché quelle di adesso fanno un po' cagare. Andate, sapete, sulle bancarelle dei libri usati, e lì trovate un bel Vangelo vecchio, vi prendete. Non troppo, perché sennò il linguaggio è forbito, però insomma quelli degli anni 50 vanno bene, 70 così vanno bene. E insomma c'era questa copia del Vangelo, la prendo in mano, l'apro. In realtà la storia è più complicata, però insomma, la faccio breve, sennò stiamo qua tutta sera. La apro, leggo, e quello è stato un momento di illuminazione. Non ho visto la Madonna, non ho visto i santi, San Tommaso, no. Però è stato un momento di illuminazione, perché ho guardato e ho detto: caro Max, tu pensi di avere occhi per vedere, ma non vedi. Non c'era scritto così, come potete immaginare. Però io ho l'abitudine di prendere le cose sul serio. E prendere sul serio vuol dire che quello sta parlando a te, mi capite? Perché altrimenti dice: ah, caro Max, il tuo vicino di casa non ha occhi per vedere. Ah, che bello! Appoggiate il libro ed è finita lì. Invece bisogna prendere questi insegnamenti, proprio bisogna prendere le sberle da questi insegnamenti. Ho letto questa cosa e lì la mia vita è cambiata. Perché mi sono reso conto che era il mio sistema di ricerca che era assolutamente inadatto per entrare in quel mondo al quale tenevo con tutta la mia forza. E quindi da lì è cambiato tutto, perché mi sono detto: ma con quali occhi io leggo un libro? Con quale orecchie ascolto una conferenza? E lì mi sono reso conto che il sistema di pensiero che possedevo era strano, quantomeno. E un po' alla volta, certo l'osservazione poi dura anni, però un po' alla volta mi sono accorto che esistevano diversi livelli di emozioni e diversi livelli di pensiero. E mi sono reso conto che una parte di queste
livelli era reale, cioè apparteneva al mondo dell'anima, e una parte era irreale, immaginaria, illusoria, completamente illusoria, che apparteneva al mondo della materia, che è il mondo della morte, il mondo della personalità, chiaramente sto descrivendo. E secondo me qualunque persona che sia abbastanza determinata, bisogna essere determinati però, deve essere una ricerca che deve essere, deve prendere tutta la vostra forza, capite? Tutta la vostra volontà, cioè non si può ricercare, non si può ricercare se stessi il lunedì e il martedì no, il mercoledì sì, lo capite cosa voglio dire? È bello venire a una conferenza, però dovete andare via di qua con una forza completamente diversa, e cioè svegliarsi la mattina e dire questa è la cosa più importante di tutta la mia vita. E chi è che dice questo ancora una volta? Sempre il Vangelo, c'è tutto nel Vangelo, c'è assolutamente tutto, è geniale. E cosa dice Gesù? Ricercate, è troppo lontano. Ricercate, ricercate. Faccio un cambio. Sta buono, eh? Ricercate la via del Padre, fate la volontà del Padre e tutto il resto vi verrà dato in aggiunta. Vedete, vi ho appena spiegato, io sono abituato a prendere queste cose come delle sberle in faccia, va bene. Per me sono cose che io non le posso mollare. Leggo una frase così, non la mollo più fino a quando percepisco il significato profondo, non resto mai alla superficie. Forse anche per questo che adesso sono qua, perché posso spiegarvi delle cose proprio perché sempre cerco di andare in profondità in queste cose. E allora mi chiedevo, ma cos'è? Se fosse vera questa cosa, facciamo un piccolo esercizio adesso. Una riflessione, ma non complicata, non è che dovete parlare o fare niente, solo una riflessione. La riflessione è se fosse vero, cioè, vi ripeto, occupatevi delle cose del Padre, cosa si intende in questo? Si intende la propria vita spirituale, no? Della manifestazione della gloria divina sul pianeta, che è il nostro principale scopo esistenziale, anche se all'inizio è un po' vaga questa cosa, però un po' alla volta si percepisce che è così, si percepisce che il nostro compito è rendere questo pianeta un paradiso, e rendere questo pianeta più bello ogni giorno, grazie alla nostra opera, al nostro intervento, essere più gentili ogni giorno, più accoglienti ogni giorno. Chi è che non capisce questa cosa qua? È così semplice da vedere. E allora, una volta che avete capito questo, vi dite, ma se fosse vero che io mi occupassi delle cose del Padre, quindi che imparassi a intuire ciò che il Padre vuole da me, e c'è un sistema che ho già ho messo a punto e che voi potete imparare, forse stasera non riusciamo a fare tutto, perché è un discorso comunque complesso, però si può fare, si può capire e si può mettere in pratica. E allora fate questa riflessione e ditevi, ma se fosse vero? E se voi fate questa riflessione, io lo so che istantaneamente voi dite, ma è vero? Io sono sicuro che dite così, perché sennò la vita terrena è veramente una gran merda. È veramente una gran merda. Cioè lo sentiamo da qualche parte, non è così, adesso insomma ci siamo evoluti in questi anni, abbiamo capito che l'esistenza terrena va bene, però insomma ci gira intorno al tavolo, non è così, si compra una cosa, poi la si perde, compri una cosa, poi te la rubano e poi non so, è la vita così, vuoi bene al fidanzato, se ne va, c'è un casino, vuoi fare una passeggiata, ti ammali, non si capisce niente, su questo pianeta non si capisce niente, quindi a un certo punto bisogna dare una svolta. E voi siete qua perché volete dare una svolta, io vi prendo molto sul serio, a parte qualcuno che è venuto qua che non sa perché, ma insomma per il resto siete qua per una, sto scherzando, siete qua per una ragione profonda, perché capite che o la vita ha un senso altrimenti siamo rovinati tutti quanti. Allora come facciamo quando vogliamo dare un senso alla nostra vita? E beh, facciamo riferimento a coloro che almeno pensiamo che abbiamo capito qualcosa, se no cosa facciamo? Se non crediamo neanche nelle parole di Gesù, a chi ci attacchiamo al tram? Oppure vogliamo prendere il Buddha, vogliamo cambiare religione, però non possiamo girare intorno tutta l'esistenza. Ci sono dei principi che devono essere validi per tutti. Se questo principio fosse tale, e cioè occupatevi delle cose del Padre, tutto il resto ti viene dato in più, tutto il resto, qualsiasi cosa, è questa una realtà, è assolutamente una realtà. E questo principio che vi ho detto adesso può essere visto con la mente, ma qual è il problema della mente? Che il piano mentale su cui noi come anime siamo sensibili non è quello spirituale, ma è quello terrestre, cioè quello legato alla personalità. Quindi assolutamente inadatto
per scoprire i misteri dell'esistenza. Bisogna rendersi conto di questo. Quando Gesù dice tu non hai occhi per vedere, ti dice esattamente questa cosa. Ti dice guarda che tu hai degli occhi, ma questi occhi vedono solo una parte della realtà e questa parte è molto spesso ininfluente. Cioè non riesci mai a toccare il senso profondo delle cose. E ancora una volta dice, quando i suoi discepoli gli dicono ma dov'è questo regno dei cieli, che sarebbe un mondo diverso, quello che cerchiamo di creare tutti insieme, un mondo di pace, di serenità, di fratellanza, di collaborazione, non abbiamo pieno dei balli sto mondo di dementi, questo è chiaro. Allora queste parole sono fatte per questo tipo di esperienza, e cioè guarda che il regno dei cieli è lì intorno a te. E come fanno a venirvi la voglia di dedicare tutto voi stessi a questa ricerca? Se lui dice che è qua intorno a me, e sappiamo che se parla ci sta dicendo qualcosa di importante, perché se dice delle boiate lui, noi siamo rovinati, completamente persi, perché non sappiamo proprio dove sbattere la testa. Io quello che provo, io non so dove sbattere la testa, devo fare riferimento a qualcuno che ci è passato prima di me, qualcuno che si è liberato dalla trappola planetaria, che ha sofferto, va bene, però che ha dato un senso alla sua esistenza attraverso la risurrezione. E quando lui dice ma sentite che belle queste cose, perché se non le sentite belle non imparate niente. E quando lui dice, ascoltate bene che bello, dice io ho vinto il mondo e anche voi potete vincere il mondo. Non è una frase ricca di speranza, di gioiosità questa cosa? E cioè noi che siamo immersi in questo mondo, che facciamo fatica, che soffriamo, la nostra vita non ha senso, caspita, qualcuno ci dice guarda che ce la puoi fare. E addirittura ci dice guarda che tu puoi fare cose più grandi delle mie. Il Vangelo è pieno di queste frasi, però vedete che bisogna prenderle e metterle da qualche parte, e questa parte nella quale noi mettiamo questi insegnamenti non può essere assolutamente la nostra parte cerebrale. Mi avete seguito fino qua? Perché la parte cerebrale, la parte del pensiero normale, è parte integrante della trappola, è parte integrante della trappola. Noi non ci accorgiamo che ogni nostro pensiero è parte integrante della trappola. Perché è grave questa cosa? E perché bisogna svegliarsi a questo stato di cose? Perché se adesso entreremo in un periodo di persecuzione, di manipolazione, sappiate che le forze dell'addormentamento possono agire lì dove loro sono padrone. E il nostro piano mentale è fatto di materia oscura. Ciò vuol dire che o ci svegliamo o tutti quanti noi cadremo in una trappola che sarà diversa e sempre più complicata, perché non si fermeranno mai, non possono fermarsi, non ve lo sto a spiegare, ma non possono fermarsi, questi esseri non si possono fermare, perché stanno precipitando in un abisso e quello che cercano di fare è di aggrapparsi con le unghie ai vetri e di portare il più possibile di carne umana con loro, per le ragioni che potete anche immaginare, però sono complesse, ma insomma si possono anche guardare. Questa è la situazione su questo pianeta è un protettorato delle forze oscure. Queste forze oscure sono organizzate da secoli, da millenni, da milioni di anni in un certo modo, e seguono determinate leggi, perché si sono staccate da questo soffio, da questa respirazione divina, e quindi devono accontentarsi di respirare la vita attraverso altre forme di vita. Non possono nutrirsi direttamente del nutrimento divino, ma devono farlo attraverso quelli che sono gli esseri umani, cioè noi. Fino a quando non ci svegliamo, noi siamo polli d'allevamento, ma nel vero senso della parola, e cioè noi siamo in grado di trasformare l'oro in piombo. Questo è il nostro compito esistenziale. Se non ci svegliamo, questo è quello che noi siamo condannati a fare. Qual è il problema planetario? Che le persone che se ne accorgono sono pochissime, e questo si chiama un certo grado di risveglio. Uno dei primi aspetti del risveglio interiore è rendersi conto di cosa noi effettivamente siamo, non farloccando, capito? Mi metto le piume e faccio la danza della pioggia, scusate, sono un esempio sciocco, stupido, no? Però ma non è questa la storia, bisogna capire bene come funzioniamo, come siamo fatti, e capire bene che siamo polli d'allevamento. Cosa fa un essere umano? Un essere umano è un manifestatore, non si dice, ma un manifestante dell'energia divina. Questo noi siamo, abbiamo questo privilegio grandissimo. Siamo delle creature uniche nell'universo. Respiriamo la divinità, e vi potrei spiegare come funziona, perché veramente ad ogni respirazione respiriamo qualche cosa, dei contenuti qualitativi, non solo ossigeno. Respiriamo
esprimiamo delle indicazioni su come comportarci, su cosa fare.